Una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Nessuno poteva pensare che Sandra Milo potesse compiere un gesto del genere. Eppure lo ha confessato proprio lei, intervistata dal settimanale Di Più. L'attrice, oggi 88enne, ha ricordato quei tristi momenti. Vedendo la madre immersa nel dolore per la sua malattia, ha deciso di porre fine a questa tremenda agonia. La mamma di Sandra chiedeva aiuto, non riusciva più a sopportare il dolore. E così, con un gesto di pietà estrema, proprio la figlia la aiuta dandole delle pasticche. Mi ha supplicato di farlo. Ancora oggi mi porto il peso del mio gesto, ha dichiarato commossa. Solo grazie all'immenso amore che provavo per lei ho superato le mie paure in quella notte, che rimane scolpita nella mia anima. Le ho dato molte pasticche di un potente sonnifero. Quando se n'è andata ho pianto tanto. Quando la speranza si perde per colpa di una malattia incurabile, la vita diventa solo sofferenza. Dio perdona anche questo. Un peso che la Milo si porta dentro da tanti anni e che ancora oggi la tormenta. La madre soffriva e lei si è trovata davanti a una scelta difficile. Non è stato facile per lei. Quando dopo molti anni ha raccontato tutto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, senza ulteriori conseguenze. Conoscevate già la triste storia di Sandra Milo? Cosa ne pensate? Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.